già iniziamo bene. Come diceva... C'è shitstormato ancora prima. Come diceva... non mi ricordo che era Vegeta. Il livello di complottare è over... Over 9000. Finalmente questo 2012 è finito. Auguri che non siamo morti. Ragazzi, prima che concludo devo dire questa cosa in maniera veloce. Se torniamo con un sesto episodio vuol dire che non siamo morti. Uno, e secondariamente avete la conferma che le teorie del complotto sono quello che sono. Una buona serata, ciao. Non siamo morti, vi avevo detto che l'ultimo episodio abbiamo promesso che qualora non saremmo morti saremmo ritornati. E siamo ritornati in tenuta, diciamo, capodanno, perché siamo vivi per miracolo. Poi auguri, festeggiate, mi raccomando che non siamo morti. Questa volta. No, questo... Prima o poi ci azzecchiamo, secondo me. Sì, ragazzi. Canzone di accompagnamento. Ci sta mettendo nel mood per iniziare questa puntata. Chissà quale teoria del complotto questa volta faremo. Sì, sì. Lo stavo per scrivere. I rettiliani. Massimo Taramasco, cosa ne penso dei rettiliani? Secondo Chuck, azione. Vai, incrociamo. Ciao a tutti per la rubrica cosa ne penso di voglio parlare dei rettiliani e visiterebbero il pianeta assieme ad altre specie aliene e molti dicono che queste specie aliene si sarebbero divise una alla volta, diciamo il ruolo di questo pianeta, il controllo del pianeta in realtà della Terra. Neanche il tempo, ragazzi, è bellissimo sto video. Sarebbe una sorta di esperimento di vita forming dove la vita chi sono questi alieni? Beh, secondo mi dispiace ma anche testi biblici il mio show questi alieni sono definiti Elohim. Elohim, Madonna, siamo degli imbecilli. Non ci abbiamo pensato a mettere la perché hanno rapito dagli alieni, insomma, tutta la vicissitudine di Piero Zaffretta poi parla dei suoi, diciamo, rapitori alieni, se Berlusconi, il nostro miglior amico. Ora, questo è, diciamo, diventa una fantasia più che altro, diventa comunque una teoria cospirazionista. Lo sai? Mi sa che è bello che... In pratica, secondo questa teoria, tutte le posizioni di potere sul pianeta Terra sono occupate ragazzi, potere! Scusate! Mi distraete! Mi distraete! E non mangiate! Mi tocca il whisky. Alcuni dei rettiliani che sembrano identificati rettiliani che sembrano sono ovviamente non c'è nessuna prova, lo ritengo altamente probabile. Bene, per questo video è tutto. Seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscrivetevi al canale YouTube e iscrivetevi al nostro canale, al nostro la risposta alle vostre domande e ci aperto persone interessanti. Ciao a tutti al nostro virgola. Vabbè, ragazzi, proviamo a farlo partire. Ciao a tutti due. Cari amici. Vi devo parlare di una cosa straordinaria. Questa notte ho avuto un sogno meraviglioso. Un sogno meraviglioso. Vabbè. Perché mi sono apparsi in sogno Gesù. Gli alieni. Ma nella fattispecie giuridica concreta non erano degli alieni qualsiasi. Erano la cosa.
per difenderci, da cosa? Per restare insomma immune dalle mille malattie che ci sono nell'universo. Universo? Un'autrice di sperma. Scusami. Di sperma? Oh, è del vostro sperma. Del vostro, ma facciamo fatica, perché noi veniamo da lontano. Che porca l'ho sentito! Che porca l'ho sentito! Dobbiamo stare sul vostro pianeta pochi secondi e poi scappare via. Se no ci portiamo via ci perdiamo tutte le malattie. E non abbiamo ancora scoperto dei sistemi. L'unico sistema è quello dello sperma. Abbiamo scoperto che con lo sperma prendiamo potenza. È l'unico sistema per prendere. Ragazzi, io mi dissocio. Facciamo fatica. Facciamo fatica. Io prendo le distanze. Facciamo fatica a munirci del vostro sperma. Perché noi, sulla Terra ci veniamo pochi secondi e poi dobbiamo scappare via. E allora, caro Serafino Massoni, dici come possiamo fare noi per lui. Perché si possa trovare in pochi secondi tanto sperma, tanto sperma, senza perdere tempo. Non prendi. Quindi che sperma quasi non ce l'hanno più. Non ce l'hanno. Abbiamo provato con tanti uomini terrestri, non erano senza sperma. Ce n'avevano poco, viaggi inutili. E io ho detto... Ma non è che la mucca, cioè... Sperma. Stava dei preti cattolici, penso, no? Dei preti cattolici, loro mi hanno detto perché dei preti cattolici? Perché? Io gli ho detto perché i preti cattolici hanno tanto di sperma, perché non si sposano. Ragazzi, io mi io non le accetto. Sì, gli ho spiegato pure lì. Cioè, io sono atio, va bene, ma queste cose non esiste. Si chiama debito coniugale, gli ho spiegato a questi alieni rettiliani. Il debito coniugale. Cioè, il marito deve fare l'amore con la moglie pure se la moglie non vuole. E la moglie deve fare l'amore col marito pure se il marito non vuole. È un obbligo, il debito coniugale. Cosa? Per cui il debito coniugale è un debito. Per cui i comuni mortali che si sposano non ce l'hanno mai di sperma, perché va via. Il talamo nuziale va via, tutte le notti va via. Voi non ne troverete mai di sperma. Non ne troverete mai di sperma. Dove andate i preti cattolici? E loro mi hanno detto: ma perché i preti cattolici non ce l'hanno il debito coniugale? Vabbè, lui c'è lo sperma. Non mi hanno detto loro che non ce l'hanno i preti cattolici il debito coniugale. Ma perché loro non si sposano? Loro non si sposano. Non si sposano. Non hanno sesso, quindi hanno più. E loro mi dicono, perché non si sposino? Perché? E io ho detto, non si sposino perché, per la verità, sono già sposati con la Chiesa. Ah, giusto. E loro mi chiedono, ma perché? Ci fanno i figli con la Chiesa? Ci fanno i figli? Ma no, è una figura retorica. È una figura retorica, sono sposati con la Chiesa. Ma la Chiesa non è la donna. C'è toscano. Astratta. Ah, dice così, allora dobbiamo andare dai preti cattolici perché c'erano tanto di sperma? Perché loro non devono adempiere il debito coniugale? Sì. E allora loro mi hanno detto, va bene, allora andremo dai preti cattolici. Però mi hanno detto, ma dice, siccome noi dobbiamo fare delle puntatine rapidissime e poi scappa via, ma dov'è che c'è la maggiore concentrazione di preti cattolici? In modo che andiamo a colpo sicuro. Andate in Vaticano. Andate in Vaticano. Grazie. Lì è pieno di preti cattolici, di monsignori cattolici, dei vescovi, dei cardinali, e c'è pure il Papa lì. Lì voi fate in pochi secondi, voi prelevate una grandissima quantità di sperma e poi ve ne tornate felici e contenti nel vostro pianeta luminoso. E loro erano tutti contenti, mi hanno ringraziato, mi hanno detto lo sapevamo che tu eri una persona saggia, Serafino Massoni, perché è tanto tempo che ti seguiamo sul web, mi hanno ringraziato e quasi si erano messi a piangere per la commozione. E nel sogno a momenti mi mettevo a piangere pure io, a vederli così felici e contenti che gli ho indicato dove andare a prelevare lo sperma. E mi hanno detto che adesso tornavano rapidamente il loro pianeta alla velocità della luce e che la prossima spedizione l'avrebbero fatta direttamente in Vaticano, perché lì c'era veramente la banca dello sperma, e erano tutti felici e contenti. E poi mi hanno ringraziato, mi hanno salutati, ma non sono adesso spariti.
nel nulla, così come se niente fosse. E io mi sono svegliato ed ero tutto contento. Ho tutto fatto di sperma. Tutto opera del bene. Perché non si sta bene a questo mondo se non si fa del bene. Vabbè, cari amici, ho rivelato il sogno mio. Un caso di polluzione. E lo sapete che è il sogno non mente mai. Non mente mai, non mente, va bene? Amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Sono tanto contento che gli alieni rettiliani mi abbiano visitato. Cari saluti da Serafino Massoni. Contento tu, contento tu. Grazie di questa ragazzi, tua perla meravigliosa. Allora, prima di iniziare il discorso, perché io, a parte, io non ho parole, non so di cosa. Sono sconvolto. Io sono proprio, cioè, peggio di sconvolto quiz, ragazzi. Sono morto e è un vero. Ma io ho imparato un sacco di cose da questi due video. Ho perso io. Hai perso tu. Però io uno scettino lo prendo io. Basta che non prendi whisky. No. Non mi interessa, non mi è Gimblotti, tu non hai vinto, quindi tu prendi questo. Dai, non essere cattivo. Sono cattivo. Facciamo come gol di nuovo? Sì. Ho vinto. Stavolta ho vinto. Ha barato. Sì, qualcosa mi stai dando, il bicchiere vuoto. Questi qua sono i tuoi. Questi qua sono i tuoi. No. Questo no. Ah, giusto. Beh, sono tre sciottini. Vado. Vabbè, te li puoi sorseggiare, non devi necessariamente buttarli tutti. Salute. Uno. Ai rettiliani. Wow, che buonissimo, ragazzi. Quando è buono il whisky. Quando ero bambino, io mi guardavo la serie televisiva Visitors, che a me piaceva tantissimo. Che praticamente questi qua si vedevano che... Praticamente... Erano rettiliani. Aspetta. No. Allora, io ricordo vagamente la storia perché ero veramente piccolo. Però lo hanno riproposto qualche anno fa, quella nuova. Sì. Praticamente la storia narra di questa civiltà aliena che praticamente si camuffa da umani apposta per non farli spaventare. Inizialmente stabiliscono una collaborazione, quindi ci sono umani che lavorano presso gli alieni, certo, e viceversa. C'è l'infinità di film su questa cosa degli alieni che prendono... Sì, ma questa cosa credo che sia tipo anni 70-80. È molto vecchia, ragazzi, è molto vecchia. Beh, questa ovviamente è la fantasia del genere umano. No. È ben piuttosto... Ma la cosa bella, sai cos'è? Praticamente, alla fine, inizialmente questi alieni vengono pacifici, poi hanno uno scopo di rubare, non mi ricordo quale risorsa della Terra, forse l'acqua, forse tutte le risorse della Terra. Però la cosa bella è che alcuni alieni erano contrari a questa cosa, e quindi ci sono dei ribelli fatti da umani e alieni, che erano rettiliani. Ibridi! No, ibridi, erano dei gruppi misti, non che si... Ah. Non so se... Non mi ricordo se avevano mai ciullato, anche perché, ti ripeto, avevo avuto tipo i miei 6-7 anni, cioè ero piccolo, ragazzi. E io mi ricordo che praticamente quando loro si grattavano la faccia saltava fuori la pelle vera di lucertola, e mi ricordo questa attrice, tra l'altro buonissima, ma che interpretava un personaggio cattivissimo, che si mangiava i topi così. Basta, ragazzi, io ho finito, non voglio dire più niente. Boh, io in realtà vorrei dire qualcosa sul primo video, perché cioè non mi aspettavo di conoscere, grazie al primo youtuber, maestro, non mi ricordo come si chiamava, Mongolino Massimo di Capieri, ci ha svelato che Hillary Clinton, Lady Gaga e la regina Elisabetta sono dei rettiliani in realtà. Beh, non sono umani, cioè io di questo sono rimasto sconvolto. Come fanno sulla regina Elisabetta? Non c'erano dubbi. Vabbè, effettivamente sulla regina Elisabetta, ma Lady Gaga? Sulla Lady Gaga ci sono rimasta. Vuoi aggiungere qualcosa tu prima che chiudiamo? Io non ho molto da aggiungere, ragazzi, per me questi qua sono aborti della mente, quindi non ho altro da aggiungere. Aborti della mente? Sono aborti! Il mio cervello si è suicidato, chiaramente. No, a me il sogno è piaciuto tantissimo. No, effettivamente il sogno era bello, perché c'era un mare di... Perché lui si inceppava spesso, ripeteva le parole prima di andare avanti. Cioè lui faceva così perché... Così perché quando tu parli... Ragazzi, ma è l'enfasi, poi sperma lo diceva era 3 minuti più di video. 8.000 volte. Cioè, sono io, sti alieni piccoli, mi hanno chiesto lo sperma, e ho detto, ragazzi, in chiesa che ce n'è di più perché non trombano. E poi gli ha consigliato di andare a Città del Vaticano perché... Se vi ricordate, una delle parole era segreto, e quando noi abbiamo scritto le parole io avevo fatto la battuta con secreto, da secrezione. Esatto. Cioè...
Cioè, ovviamente era del tutto indipendente dal video dello Sperma, non mi sarei mai aspettato una cosa del genere. Ragazzi. Ma nemmeno io. Cioè, ragazzi. Ma avessi saputo non l'avrei mai messo in considerazione. Ma figurati. Ma beh, la nostra intelligenza fin dall'inizio. E aggiungere sperma. Al nome del canale, noi ci dissociamo dall'ultimo video. Oh, mi sono fatto 7 sciottini. Sì, sì. Aristocrat Q. Una buona serata. Sì,